piano oscilla lievemente, accarezzato dalla calda, umida brezza estiva che preannuncia il temporale. Alzo lo sguardo. Pesanti nuvole violacee si ammassano sopra al campo. Sembra di essere nel quadro di Van Gogh. Quasi a confermare, un gruppo di corvi si alza in volo stridendo, spaventato dal rombo improvviso del tuono. Passeggio a piedi nudi in mezzo a quella distesa dorata e mi chiedo come sono arrivato qui. Non riesco a ricordarmelo. Il vento si fa un po' più forte e porta con sé uno strano odore dolciastro e metallico. Continuo a camminare, ma vorrei correre dalla parte opposta. L'odore si fa più intenso, lo so cos'è. Lo so, eppure continuo a camminare in quella direzione, come se non avessi altra scelta. Il grano inizia a diradarsi davanti a me e mi ritrovo davanti ad uno spiazzo. Al centro, ad un centinaio di passi da me, una piscina. Devo fermarmi. Io so cosa c'è lì dentro. Lo so e non voglio vederlo. Se avessi abbastanza forza di volontà, potrei girarmi e andarmene. L'odore è insopportabile, eppure continuo a camminare. Il cuore mi batte forte, mi assorda, mi avvolge, mi martella i timpani, mi fa impazzire, forse lo ha già fatto. Sto sudando e i passi che mi separano dalla piscina ora sono solo 50. Ora noto che è coperta da un telo e vorrei sospirare di sollievo, ma so benissimo cosa c'è là sotto e so che il telo si sposterà. 20 passi. Il telo infatti inizia a muoverssi. Chiudo gli occhi. Non voglio vedere. Il vento continua a soffiarmi in faccia, sbattendomi su per le narici quell'odore nauseabondo che io so cos'è. Sono sul bordo. Sento sotto le dita del piede le mattonelle tiepide di sole che corrono tutto intorno al bordo della piscina. Finalmente mi sono fermato, ma non posso girarmi e tornare indietro. Semplicemente non posso. Credo sia troppo tardi. Gli occhi mi si aprono di scatto contro la mia volontà. Non volevo davvero, ma è stato inevitabile, per cui osservo. Gli occhi asciutti e limpidi assorbono tutto quello che c'è là sotto. Mi sveglio sussultando. Il sogno è vivido nella mia testa. Volgo lo sguardo alla mia destra. Le mie compagne di campeggio riposano nei loro sacchi a pelo. Sorrido. Ora so esattamente dove nascondere i cadaveri.